giustamente ti dicono 5 minuti in anticipo, quindi sei un gran maleducato, che è vero. Buonasera. L'audio è sì, troppo alto. L'ho lasciato io altissimo. Tanto lo rialzeremo. Ah beh, speriamo, dai. Allora, temporaneamente, questo è lo status. Guardate che 3D, ragazzi, sono sopra la grafica. Ma non troppo, perché comunque sono sotto la grafica, c'è la barra bianca. Facciamo così, per ora. Ecco. Fa ansia da morire questa cosa, comunque. Peccato che non esci dall'altro lato. Perché il green screen finish. Esatto, sì, lo sai, fa impressionissima. Esatto. Ragazze, buonasera. Allora, questo è qualcosa che anzi chiederò a tutti quelli che sono già ora in chat di trasformare in eco a chi arriverà più in là, specialmente magari a chi non conosce... Sta arrivando l'Hype Train. Esatto, a chi non conosce me, Lara, Fenrir, eccetera, o il lavoro di questi canali. Quando comincia la diretta noi ci rimpiccioleremo, saremo molto meno interessanti da vedere qui, perché ci sarà roba più importante a cui dare priorità. Quindi... non so quando e quanto parleremo in diretta, quando ci saranno spazi per poter discutere, al di là di quelli che sono commenti a caldo, però la priorità sarà chiaramente della presentazione, a maggior ragione visto che a quanto ho capito Sony ci tiene particolarmente che l'audio abbia priorità nell'attenzione del pubblico. Allora, passa pure la bottiglia d'acqua, mettiamola più in primo piano perlomeno per noi, non per la camera. Guarda, ogni tanto appaiono le mie bellissime emote. Allora, ragazzi. Siamo voluti arrivare un po' in anticipo anche per farci due chiacchiere nel mentre. Dicono che sono un bro giovane. Tu confermi che oggi è venuta la signora del gas, sì, e mi ha detto che avevo 18 anni forse. Esatto. Mi ha visto, 18 anni. Cioè, l'ha capito che avevo 18 anni perché convivevo, quindi ha intuito che ero maggiorenne. E ho detto, beh sì, 18 anni ce li ho. Poi esatto, ne ho anche altri, però 18 ce li ho. No, Mr. Lopius, no. Il pensiero e desiderio che ci possa essere un nuovo Wipeout è con me da sempre, ma le cose sono andate molto male per coloro i quali hanno lavorato al franchise. Lo studio Liverpool e gli altri hanno fatto una finaccia, ed è per me incomprensibile e imperdonabile. Specialmente dopo che Wipeout HD è stato così bello, così meravigliosamente a 1080-60p su PlayStation 3. Insomma... sì, infatti qua abbiamo un hype train di livello 5 importante. Ricordo a tutti i presenti ovviamente che anche io ho un canale Twitch. Certo. Faccio quotidianamente live, a volte anche più di una al giorno, quindi casomai mi sono completamente distratto, non l'avevo visto l'hype train, ragazzi, grazie. Finto, al di là finto, di quello che effettivamente il dono a noi è finto, vero che effettivamente c'è l'hype train qua. A tre, vabbè, zio Paperone. Sì, certo, esatto, perché sono un tizio su Twitch. La diretta si può vedere sia qui, perché scompariremo, diventeremo molto più piccoli, sia sui vari social, YouTube, Twitch, Sony, PlayStation. Ho fiducia del fatto che possa esserci un nuovo Gran Turismo presentato. Sarebbe la prima volta che una console Sony arriva direttamente con un Gran Turismo al lancio, perlomeno anche soltanto alla presentazione del software, perché di solito era una roba che arrivava quando Yamauchi aveva voglia che arrivasse, con tutto il tempo che poteva prendersi nel mentre viaggiava nei suoi harem di auto e squillo di lusso, perché è quel tipo di creativo Yamauchi. Sì, ma quindi Silent Hill, questi tweet leak che insistono così tanto, questi, al punto da farti insider, quasi convincere che non sia un sogno, questi insider che dicono mancano 5 ore all'evento, 4 ore all'evento, 3 esatto, ore all'evento, con tutte quelle giffine tattiche di Silent Hill pubblicate. Sì, si parla anche della remaster di Bloodborne, è qualcosa con cui non comincerei mai la presentazione, fosse vera, perché farebbe solo arrabbiare un sacco di gente. Non puoi cominciare la presentazione della next gen con una remaster. No, dipende. Dovrebbe essere una cosa, secondo me, da lasciare un po' più in là, una volta che ci sono state già delle bombe atomiche.
Poi, per carità, io sarei molto felice che ci fosse, perché effettivamente... Bloodborne a 60 è un remake, sì, boost mode gioco. O meno Bloodborne su PlayStation 4 standard viaggia ai suoi bei 24-25 sì, sì. secondo quando c'è nulla sul sì, nei menu, nei menu va a 30 esatto. menu va a 30 fissi, mentre Demon's Souls remake è qualcosa da cui mi aspetterei un botto di urla dalla chat, e anche qui, perché francamente ne ha bisogno. È un software che sta cadendo in obsolescenza grave. La PlayStation 3 è chiusa in se stessa. Poi, per carità, c'è l'emulatore ancora in corso sì, d'opera, però, ancora parziale. Tra l'altro, Demon's Souls all'interno del disco ha delle texture da risoluzione talmente alta che hanno potuto mettere tranquillamente il 4K nell'emulatore e sembra un'altra roba. Il che vi fa capire anche che, da una parte, non sanno esattamente come gestire certi file, perché su PlayStation 3 non c'era bisogno che ci fossero sul disco, d'altra parte. C'è ciccia per poterne fare un remake poi con quelle basi. Sì, sì, poi c'è anche questa. C'è profumo di annuncio di God of War 2. Hai 3 in livello 5 dal con 500%. Stavo dicendo che secondo me andrebbe segnalato a Twitch che qui non c'è siamo hype. Normi, quindi il livello 5 è troppo basso, no, a parte le cavolate. Secondo me il livello 5 è troppo basso. No, cioè il fatto è questo. Allora, io non lo tocco perché mi sembra una cagnata. Sì, dici la difficoltà del treno. Poi, esatto, puoi fare la sì, difficoltà del treno. Però secondo me comunque considera 5. Che ci sono... C'è la difficoltà del treno dei Twitcher veri, quelli che potrebbero comprarsi non tanto casa quanto i paesini in cui sono le case in cui noi siamo in affitto. Con le persone dentro, esatto, in cui ovviamente. C'è tipo... per salire di tot percentuale 10.000 bit, cosa sì, del però, 100 iscritti. Però secondo me fa più figo. Secondo me fa più figo. 100 iscritti. Secondo me fa più figo magari un, grazie Mike Vesco, un treno che sale di più, che sale più velocemente e più, di più livelli, piuttosto che uno che sale lentamente. Non lo so, c'è cioè anche sì, da fa quella più gioco, fa più gioco, è un po' capito? Come accade in alcuni JRPG in cui i numeri esatto. più alti ti eccitano di più. Sì, sì. Osnerol, Elia, Artichoke, Sacramento, Felcio, Antonino, Mike Vesco ancora che ha regalato le sub. E anche... No, Clatson. Ha regalato le Clats e Mike Vesco si è invece iscritto. Luca, Zaffo, ragazzi... Sicuramente avremo modo, tempo e occasione di premiare tutti voi, ma ho l'ansia che se mi metto a leggere tutti i nickname finisce la presentazione Sony. Io comunque lo faccio perché modesto, siete... Modesto, lui è modesto. No, alla faccia della modestia. Appunto, no, sono sconvolto da quanti siano. Mickey, Crazy, Fenricai, Punished, Francesco, Tero, mi spiace. Quel nickname porta 943%, dolore. Cavolo, quasi 1000. Wow. 68 abbonamenti. No. Mai visti in tutta la vita da contenuto siamo Twitch che abbia mai. Siamo quasi 5.000, dicono. Chiamo Fossette. mi faccio un selfie. Dicendo... Io ricordo a tutti che anche io ho un canale Viewer, Twitch. Viewers Bros, no? Outlet di successo contro singolo. Ragazzi, non ho parole. Davvero. Anzi, è la faccia dell'outlet di successo. A me lagga la live, ma solo di Sabaku. No, non è la lag, per l'abbiamo fortuna, dentro. Allora, io sarò sempre pronto a dare ogni tanto un'occhiata, indipendentemente da quello che spero mi distragga a schermo, al bitrate. Per ora abbiamo soprattutto superato ogni forma del vecchio limite di Twitch, che è stato aumentato. Adesso il bitrate massimo non è più 6.000. Quindi attenzione. Io ho aumentato oltre ed è molto è rischioso umile, con la mia linea. È umile lui. No, io sono ansiogeno. completamente ansiogeno. Umile. Leonard Duck, Uki Schifo, The Crazy Llama. Cosa che schifo? Satrapo, è il suo nome. Ah, Uki, mi dispiace. Uki. Mi dispiace. Ma ti ho capito. Sberba, Jack Johnny, Lushush, Matthew, Nora Nora. Shushushu. Nonna Horas, Zaffo, Giubba, Luca. Welcome to the Covenant. Welcome. What are you viewing? Who are you following? Sì, business girl. Sono disperata. Di che business girl? No, in realtà non sono disperata. Però magari posso approfittarne. Una persona così umile, no? Grazie, ragazzi. No, davvero hype. Cioè... Sincero, il fatto che sì. La presentazione sia stata annunciata di 2 ore per me è ancora non certo, anche se ne è parlato abbastanza sì, no, chiaramente. Io l'ho letto che era un'informazione ufficiale, è stato proprio appunto, detto. Quindi veramente incredibile. Ore. Ecco, guarda che belle persone che ci sono che mi conoscono. 5.500. Guarda che belle. Guardate, se vi iscrivete al mio canale ci sono pure le emoticon belle, le melanzane. Ditemi chi è che vi dà le melanzane. Sì, appunto, perché sei umile. Io sto riuscendo a raggiungere una nuova emote con la quale potrei mettere o Ameno oppure uno Smirking Samnas.
No, a meno. Sì, no, ma no, in realtà, visto che è la prima volta in cui effettivamente l'emote sarebbe raggiunta dalla volontà del pubblico di iscriversi in maniera direzionata a un fine piuttosto che semplicemente per il contenuto, la scelgono loro. A meno. Se si raggiunge il limite, la scelgono loro e poi io la faccio elaborare da Marcello AMD, che è un artista incredibile, che sta studiando e ha migliorato tantissimo la sua capacità progettuale con il lavoro delle emote. Grazie anche al mio moderatore Tanokami, che non so se c'è, ma aiuta parecchio con l'occhio. Intanto Foreclosed l'ho vista prima, grazie Milady. Manca poco, sì. Io chiaro. Cercherò di essere poco charliero in questi momenti, ragazzi. Sì, vabbè, versi probabilmente in articolati. Da una parte perché io sono sicuramente abbastanza prolisso da poter interrompere ogni singolo trailer, mettere pausa per 20 minuti e parlarne. Quello che non dovremmo fare è né mai mettere in pausa, perché il ritmo è importante, tra l'altro è qualcosa di universale. T'ammazzo se metti spoiler. Pausa. Secondariamente io potrei fare qualche pausa. Commento in tempo reale, ma sarebbero giusto delle affermazioni da onomatopea. T'azzardare. Mettermi a fare discussione seria... Magari dopo... Quasi 6.000! Vedete, avete lo YouTube Critic e il truzzo col cappello, in questo caso, la burina Sony. Che anche la maglietta Sony. Ah, sì. Anche la maglietta... Alzati. Vediamo se si vede. Si vede malissimo. Perché certo sei perforata. Sono perforata. Esatto. Sono penetrata dal green screen. E poi domani dovrai fare una diretta... in linea straordinaria, in cui vai a spiegare a certa fetta di pubblico che non esiste il bias cognitivo se hai il cappellino Sony e non sei di parte a causa del fatto che vuoi giocare oggi. Il fatto è molto semplice. No, servirebbe probabilmente ma la cosa divertente vale anche per te, quindi faccio un discorso per me, ma vale anche per lui. Cioè, noi abbiamo due PlayStation 4 Pro, due Xbox One X, due Nintendo Switch, due PC, quindi per quale caspita di motivo dovremmo essere dalla parte di uno o dell'altro, no? Io faccio la foto al pubblico, cioè, perché non ricordo. Non c'è nessuna ragione, in realtà. Non ho mai visto questo. È apparso Stay Tuned. In realtà non è vero. Alla mia prima live raggiunsi oltre i 7.000 Figo. Su 56K. Quanti erano quando ci siamo illusi che ci sarebbe stato qualcosa e invece c'erano i cartonati animati? Penso 3.000 passa. Ah, ok. Ok, stay tuned perché si sta per iniziare. Esatto. Ora, ragazzi, queste due ore potrebbero essere qualunque cosa. Comunque qua dicono 6.500, quindi là non è aggiornato. Allora, che poi mi sembrerebbe quasi strano, perché 6.500 persone qui vuol dire che comunque hanno scelto di seguire qui. E immagino non perché ho 7.000 solo per Ferrier. No, sono... diciamo le cose come stanno. Sono qui per me. Però tu hai la grafica bella. Eh sì, ti presto il mio canale, esatto. No, c'è il cappellino, c'è tutto di classe. Ora, qui... Ragazzi, francamente potrebbe succedere qualunque cosa. In due ore potrebbero esserci veramente dei momenti... tragici, oppure una presentazione che magari manchi completamente il punto. 3, oppure al contrario, potrebbe esserci una presentazione di due ore di NACT 3 e a quel punto avremo finalmente finito per sempre qualunque discussione di console. Prendiamo la PlayStation 4 Pro, la vendiamo e poi compriamo la PlayStation 5 e la bruciamo, proprio facciamo un rituale. Esatto. Ragazzi, quasi 7.000. Che ne pensate? Come dimensione ci sta? Sono fuori allo schermo. Per forza. No, vabbè, siamo ovviamente un po' compressi, perché in mezzo alla ricchezza che questo lavoro ci copre, siamo stretti in una stanza di... No, vabbè, che non sono sedie ovviamente fatte per... Non illuderli che c'è più spazio intorno a noi di quello che non ci sia. Sì, no, la stanza è piccola. E non è nemmeno nostra, in realtà. Questa cosa mi fa rosicare. Sì, vabbè, è che è umile lui, capito? Le case di proprietà non sono la norma. A me dà fastidio. Sì, ma mettiti il cuore in pace. Non è normale avere una casa ormai. Cioè, i nostri genitori, i nostri nonni, i miei nonni avevano la casa. Mia madre ha la casa perché è la casa di suo padre. No, ragazzi, purtroppo... Se no, col culo per terra. Mi spiace interrompere la Lady, che ci fa capire la situazione italiana e mondiale globale attuale, ma purtroppo in italiano non c'è e ci attacchiamo... A Short Hike, grande gioco, a Short Hike. Più di 7.000! Ok, in teoria adesso, da questo punto Sony è in ritardo, sempre. Esatto. No, l'acqua non devi assolutamente toglierla. Te la do io. Siamo calmi qua. Ovviamente, vedo le figure, ovviamente aumenterò il volume a tempo debito, lo abbasserò quando c'è qualcosa da dire, non preoccupatevi, ma appunto non faremo discorsi anche per rispetto nei vostri confronti. Se fossi stata veramente truzza mi sarei messa le lentine e gli occhiali da sole. A
A quel punto saresti stata Duke Nukem, fondamentalmente. Ma Sony è sempre arrivata agli eventi non digitali con quel po' di ritardo, ma anche a quelli digitali La c'è sempre cornice, stata. dicono, non so. Non abbiamo, no, noi siamo solo rimpiccioliti, ragazzi. Purtroppo il green screen, per quanto grande sia, non è fatto per due persone come noi, ossia di taglia media in D&D. Cosa sta succedendo? È successo. Donatori anonimi in stato di furia. Ah, è vero, sono tantissimi donatori anonimi piuttosto Penso che sia uno un donatore è, ha anonimo. buggato il programma. Ha Sì, buggato il vabbè. programma. Non so quante sub hai donato, Anonymous, ma grazie di cuore. Vedo che c'è un sacco di gente veramente contenta. Per ora non ho perso un frame. Se singhiozza la live è colpa vostra, È colpa ma è vostra. estremamente È raro che sia così. umile. È una. 50. Ha donato 50 sub. È umile, Un umile. donatore anonimo sta regalando 50 abbonamenti di livello 1 alla community. Alla Guarda. Covenant. Grazie di cuore. Esatto. È un investimento enorme. Oltre che un dono anche ai ragazzi, che è Sì, è preziosissimo. poi anonimo, quindi tipo proprio gli Anonymous. No, ma no, ma proprio è un gesto incredibile. Che Sì, tra no, è l'altro. un'ottima maniera per riciclare il denaro sporco. Io l'approvo Cosa comunque. cazzo. È Poi giusto. adesso si toglie il cappello e È diventa giusto. praticamente una No, tele è store. giusto, è giusto. Grazie di Fatelo, cioè cuore. se avete tipo riciclo di denaro, è giusto farlo. Fate girare l'economia. Allora, non ho detto niente. In realtà, una cosa Ci che manca a dissociamo. OBS, ve lo dico da videomaker, è effettivamente il fatto che manchi la possibilità di fare un crop con del feather, con un po' di edge morbido, un po' Che di. cazzo hai detto? Vabbè, il fatto che io lavoro in programmi. Sì, no. Il feather morbido. No, il feather del crop, ossia il taglio, renderlo morbido con un po' di Il bordo sfocatura. sfumato. Attenzione, Il bordo ragazzi, sfumato. alzo il volo. Si dice bordo sfumato. Ok, va Ok, bene. ragazzi. Ci stiamo cagando sotto. È questa la console, ovviamente. Let's go, ragazzi. Avrebbero dovuto fare una cosa del genere anche per la GDC, secondo me, un po' più pubblico friendly. Infatti, mi piace, ogni volta c'è un tema diverso quando presentano i simboli. Tipo l'anno scorso mi pare che era tipo galattico, era spaziale. Che trip, porca miseria. Fantastico. Vediamo un po' che esce fuori. Spero di offrirvi anche riflessioni oltre a condivisione. Ma dopo. Stanno poggiando il pugno sul tavolo. Ok. È il cappellino, il cappellino. La toccano piano, la toccano. Il pugno sul tavolo, ragazzi. Battuto forte, come dicevo con Francesco oggi. Pugno, sì. Esatto. Si chiama pugno adesso. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the, I don't know, that thing. That magic. I thought we was trying to get out of this bullshit. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. My job, my Beh, score. Hanno 2 ore, quindi si stanno prendendo il tempo, immagino. We should talk. 5-2. We all love banks. Get me a DJ. Oh,
people's bodies. This cannot be traced back to me. Champagne, anyone? Just sort of smash things. So now what? Quanto spazio. Ovvio. Ah, questa è una cosa da console peasant, eh? GTA 5 su PlayStation 5, giustamente. Questa è una cosa da console peasant, eh? Serviva sicuramente per quello che può essere ovviamente il tutto, però... Ah, e poi GTA online gratis. Ok, vabbè, sì. Rockstar è riuscita a mettere GTA su tre generazioni. È da Guinness comunque. Forse solo Skyrim può vincere. Skyrim, mi raccomando. Skyrim. Dai, Skyrim su PS5. Su. Ma non solo. Anche su PS6. Esatto. Tanto il disco 6 non esce. Ma che eleganza. It was great to kick today off with a look back at just some of the seminal moments of the last 25 years. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's graced every PlayStation console, Grand Theft Auto. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now. And we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5. But today's the day that we've been looking forward to for years. Mm. When we get to show you just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. Mm. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, sound, and feel. Mm. Enough from me. We're going to have the games do our talking. Oh, Sony. Ok, ragazzi. Da questo momento in poi siamo su PS5. Bravi, ragazzi. Ok. Questa era importante da far vedere. A hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Oh, oddio! Now it's your turn. Bravi, ok. Go be a hero. Oh, mamma mia, ragazzi. No! Oh, cazzo. Okay. E questa è un'esclusiva forte. Sì! Oh. Il primo era veramente fatto bene. Ma anche con una... Cioè... Stai zitto. Aveva un bel finale, un bel villain, bella scrittura, nonostante la derivazione arcamiana, però... Ma quindi non è Spider-Man 2, è Spider-Man Miles Morales, non è Spider-Man 2. Potrebbe non essere un sequel, dici, però in realtà sì. No, sì, vabbè, non lo sequel, chiamano 2, esatto. Non lo chiamano 2. No, che veramente, dai, dici che esiste, sono già contento comunque. え、今回のグランツーリスモはおそらくこれまでのね、グランツーリスモのファンの、プレイしたら、ぷんよどろ。キャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになってると思います。ラカンパニア。finalmente bravo. Sport mi mancava, poi l'hanno messa. Ragazzi, GT7, stiamo scherzando. Io in questo sono sincero fan, ok? Al di là di quello che poi potrebbe essere guardarlo a livello più critico. No, amica, e così si fanno le cose. Speriamo che tenga questo ritmo. Anche solo la metà di questo ritmo. Voglio vederlo scompresso. Ah, no,
ce lo dici? PlayStation VR 2, now! Fatelo. Oddio. Ah, sì! Fine. Alla presentazione della console. Ok. Ragazzi, chi ha giocato Gran Turismo? Ragazzi, cosa avete nel petto? Cosa avete nel petto? Questa non è da pelle d'oca. Questo è da cuore. L'avete visto? È commovente. Pista che penso io. Ragazzi. No, è impossibile che vada a 30. Il video va a 30, ma GT7 non andrà a 30 mai. È impossibile, ve lo garantisco. Cercate qualcuno che vi guardi come io guardo Gran Turismo, ragazze. Cioè, come sei romantico. No, io stavo pensando che c'è gente che appunto gli ha giocato. La dissolvenza a nero. Questa sì, è Yamauchi. Ma questo è brutalissimo. No, questo è Yamauchi che fa sempre come cazzo gli pare. Non è stato lui magari a confezionare il video, però la dissolvenza a nero perché? Oh! Rayman. Due per davvero, sequel next gen. You all right back there? Sì! Ragazzi, ma che stanno facendo qui? Sì! The dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to right the ship. I mean, we can't be that far. They have found us, Ratchet. Ma ha battuto Shio, comunque, tranquillissimo. How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down, please. That's not listening. Oh, vabbè. The dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Great. Ha. Where are we? It's me. Separati. Ratchet, we are too late. Oddio. Ratchet? Who? Universi paralleli, ragazzi. C'è Raccia. Hi, I'm Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. Vabbè. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet & Clank Rift Apart. Secondo voi li hanno fatto apposta di farli sembrare in CG le persone? Sembrano in CG. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly. Or put ray trace reflections on Clank. SSD a cazzo durissimo. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Plus, Ratchet's all-new arsenal is more exciting than ever thanks to the DualSense controller's enhanced feedback. Madonna. Ratchet and Clank are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the future. But for now, here's another look. Okay.
con gameplay, tra l'altro. Ha come abilità. I will never get used to that. Hey, break reality. Mamma mia, sono belli. Tu pensi a vederlo un compresso con la qualità streaming. I kind of wish he was doing a worse job. He might have more plan than he. That's what I'm afraid of. Le dimensioni quindi appaiono contestualmente. Magari puoi aprire un portale come abilità per fare del danno ad area, però i rift si aprono nella mappa e devi utilizzarli tu a scelta, vedete? Non li chiami tu. Cani robot bellissimi. Ma... ottimo inizio, signori. Ottimo inizio. Onestamente inaspettato inizio. Inaspettato. Il nuovo Spider-Man, vabbè, vabbè. Il nuovo Spider-Man. E sono esclusive queste. Attenzione, eh? Attenzione. Forse no, una nuova IP? Attenzione. Ah, sì, ok. Luminous. Era, sì, era la Luminous. Detto che... Povero engine. Alzo il mic. Ok. Amat design exclusively. Cioè vuol dire proprio a cipicchia. Quindi sono tutte esclusive queste. Sì, per adesso mi sembra di sì. Porca miseria. Accidenti, ragazzi. La toccano piano, eh. Ragazzi, lo studio Luminous non fa Final Fantasy. Non è quello studio, cioè è uno studio intanto, piccolo. Grazie a tutti ragazzi, vi ho messo quello gli non alert è il nuovo Final Fantasy ovviamente. No, chiaramente no. Non ci fossero dubbi, RIP Humans. Col cuoricino. Forse è un vero rest in peace. Forse l'umanità si è estinta, sono rimaste delle macchine e basta. Oh, i gatti ovviamente. E sono, i gatti, ovviamente, esatto. Gatti. Robot e gatti. Carina, che cos'è? È Ugo. Troppo agile. C'è il barbiere. Sì. Sono veramente solo robot e gatti. Infatti ai gatti stanno dando particolare attenzione.
la sorpresa potrebbe essere che noi giochiamo il gatto. Secondo me sì. Le inquadrature sono... Secondo me giochiamo il gatto, infatti, chiaramente. Oh, ma che bello che è! E in real time, l'hanno detto, è tutto renderizzato in tempo reale. Ma dai, carino. Benvenuti, ragazzi, grazie. Delizioso. Come concept, poi vediamo. Sì, sì, sì. Mi piace analizzare così in tempo reale. Ok, era in questo caso posso permettermi di essere un po' cinico rispetto a tutto e dire era ora. Questo invece è tutta un'altra storia ed è molto molto più unico e incredibile. Questo è figo. Sono tutti simbolini. Esatto, la feedback è veramente sono figo. Sono tutti simbolini. Sì, 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 infatti, sta cosa da vedere in 8K. Ok, a tutto quindi. Quindi mi fai vedere la console adesso. Sarebbe fantastico, ma io credo che vogliono farla vedere di persona, con qualcuno che la tiene in mano, davanti a un pubblico. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision a lot better. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop on. The PS5 vero will PS3? Present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios coming exclusively for PlayStation 5. Ok. Dunque. Certo che... c'è parecchio da dire su come se la stanno gestendo, eh? Rispetto a quello che tra l'altro si diceva. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. The crash. The attack. My death. The crash. The attack. My death. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different, as if changing. This world is becoming part of me. Non toccare! Infecting my mind, my memories. Quadratura da Silent Hill? Ah, addirittura, davvero? The more I can feel my sanity slip away. Potrebbe cambiare inquadratura e genere, magari nei vari loop. Sì, no, forse no, no, ok, mi spara tutto molto isometrico. Sì, sì, ragazzi, fa un po' Edge of Tomorrow. Però l'inquadratura isometrica messa lì mi ha incuriosito. Per quanto sia in terza persona che isometrica, il gameplay potrebbe essere tranquillamente lo stesso, perché fa molto, spara tutto di massa. Lì sembra un gioco semplice, però con un concept che potrebbe, spero, integrarsi più col gameplay che con la trama. Mi piacerebbe che appunto al di là di c'è un livello diverso ora che è rinata. Che succede se perdi? È quello il gioco? E se non perdi? No? Bla 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 bla.
un roguelike, no. Esatto. Cioè, nel senso, c'è sempre la morte alla fine, per forza. Bello questo Final Fantasy VII Remake 2. Garfield Souls. Oh, I am... Ma dai! Media Molecule! Oh, santo cielo! Hanno fatto un gioco per... D'accordo. D'accordo, è vero. Non ci siamo solo noi grandi. Non ci siamo solo noi grandi. Porca miseria. Posso dire che io giocare, esatto, questa cosa da piccola mi sarebbero venuti incubi. No, come gli incubi? No, è terrificante. A me questo sembra un grido di aiuto di una PS Vita morta che non può avere questo gioco sopra. Sì, un po'. È un po'. Dai, fa paurissima questa cosa, su. Boh, a me fanno paura queste cose. Da piccolo avrei pianto. C'è pure la foto. Un po' ti incrociano gli occhi, sì. Tu ovviamente sarai quello con le trecci, con le codine. Quattro, vedi? Sì. Okay. Vi ricordate quando un selling point della PlayStation 3 era stato dichiarato essere il fatto che potesse avere 7 controller connessi contemporaneamente? Alla fine persino lo split screen è morto quella generazione. Io lo ricordo. Ah, sono stanco. Però è tristissimo. Ragazzi, siamo 9000. Faccio una foto. Mi manca Destruction Derby, eh. Così Fortnite comunque. Da morire, cosa. Da morire. Tanto, tanto, tanto. È quel tipo di look per cercare... Però messo in un car crash game... È praticamente Destruction Derby, Rocket League, Fortnite... E potrebbe funzionare moltissimo in realtà, eh? Che mafia, sì. Però non vedo armi, quindi manca un po' di Twisted Metal, vero? Ah, vabbè, hai le abilità, vedi? Sì. Beh, oddio. Ah, sono lame comunque. Esatto. Quella persona è morta. Vorrei fare presente. Ah, in quanto esclusiva, immagino che abbiano voluto riprendere il nome All Stars. O sono io che mi flasho cose? Ma vediamo. Ma è incredibile come non stiano interrompendo con incredibilmente lunghe interviste. Ciao, sono Josh Greer e questo è mio fratello Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and redemption. So please enjoy. Okay. Sense the power that flows through this land, yet you do not fully understand it.
driven by the belief that you can help these troubled spirits. But hello. You cannot hide your weakness from me. Non essendo CGI, bello! Cioè, se questo non è CGI, figo! Molto! You have no power here, Kenna. Ok, semplice. Oh. Ma dai. Oh. Hanno bloccato il nemico. Attenzione per Perry. Al Perry, ragazzi. Attenzione, c'è il Perry, eh. C'è il Perry. C'è il Perry. Io ho visto schivate Perry qua. Siamo molto attenti. Che figo. Ma dai, ma è molto più carino di quello che pensavo. Kina. Bridge of Spirits. Oh, che carino il cosino lì sotto, vivo. Ok. Ok. Mi ha sorpreso, mi ha sinceramente sorpreso. Col double jump dicevo, oh vabbè, ho un po' di diverse cose. Un po' di diverse cose. Ora voglio vedere un sequel di Lemmings. Oh? You ever feel like you're just waiting for a sign? To do that thing you've always meant to do. È il cartone animato di Undertale. Sì, stavo pensando che... Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. Furri. Something's holding me back. Maybe it's just nerves. Maybe it's the fear that... I'll never be as good as what I imagine when I'm still just standing on the edge. But if we've got nothing else to lose, might as well jump. Come Furry are strange. Sì, ma... Life is Furry. Sì, più o meno quello. Ragazzi, è un misto di Life is Strange, Furry, credo, vibes, credo, e 13 Reasons Why. Credo che sia una graphic novel giocabile, perché non hanno mostrato niente. Sì, sarà, sì. Ci sarà il feeling del controller sul pelo dei Furry, capite? Così è tutto l'haptic vibe. Hi, I'm Lauren Lanning, and I'm here to share with you a game that I've been dying to make. Oh, sì, è vero. It's an emotionally engaging story where rescuing is rewarding, failure is devastatingly hilarious, and memories should last you a lifetime. Ti prego. Take a look. Ti prego, ragazzone, mostrami quello che sai fare. Mi manchi. Sì, ma se dura veramente 2 ore a sto ritmo, moriamo. No, a un certo punto si fermeranno e parleranno per poi fare la seconda fase, ma... Perché si muore. Oddio! Non ci posso credere, finalmente! They believed, trusted, followed, and hanno creduto e seguito. You may have escaped the murderous blades. Seguimi. Oops. For the fate of your entire people. Ragazzi, siamo nel 2021 e c'è Abe sullo schermo. To you. Abe. Eccoci. A scatti. Ok. Forse no. No. E ha mantenuto persino quel... Non ci credo. No, che roba. Questa te l'ha già vista però un po'. Oh! No! Scusa.
World building twist. Esatto. Abe era un gioco che su PS1 ti diceva: sto caricando, siediti e sta zitto, durante i caricamenti. Non so se ve lo ricordate, era in inglese. PlayStation 5 niotte. Mikami. Tokyo no visual o jitsugen dekimashita. Inamade ni mita koto no nai Tokyo no mireku o mite, kiite, kanjiru koto ga dekimasu. Kore kara omise suru no wa Ghost of Wire Tokyo no sekai hatsu no genpurei douga desu. Era pure in italiano. Supernatural de misteriousu na Tokyo. Soko ni somu kyoui to utsukushisa o kanjitotte itadakeru to omimasu. Grazie a tutti ragazzi, benvenuti. Zehi お楽しみください. Vabbè, perché sono subautomatici. Sì, non, vabbè. Ok, ok, ok. È la prima volta che lo vediamo in engine. Ok, ok. You see things others can't. Hear threats others don't. Oh mio Dio, io non ci... No, questa cosa non me la devi fare. Fight when others won't. It's up to you to save Tokyo. Molto meno horror di quanto pensassi. In prima persona? Forse solo il combat? Super Bakemonogatari! Come interpretazione, intendo. Qual era Six di Little Nightmares, comunque? Ragazzi, io ci vedo persino del Rez. Tipo, Rez, Suda 51, Killer 7. Avete visto? Potrebbe persino essere in VR? Non c'è nada al VR. Infatti no. Sotto, non c'è è interessante, niente. Potrebbe essere atroce o fighissimo. Sì. Stiamo attenti, teniamolo d'occhio perché è Mikami. Okay? Ok, The Evil Within non è stato esattamente l'arte perfetta, però è stato qualcosa. Teniamolo d'occhio. È interessante ma non convincente, sono d'accordo. Vediamo. È interessante anche vedere ragazzi, anche lo state dicendo voi stessi in chat, ci sono molte estetiche differenti. Non mi aspettavo di vedere lo spazio, onestamente. Bruna di Bloodborne. Sì, esatto. Sono concept molto meno banali di quel che pensavo. Poi bisogna vedere come... Flow 2. No. Il logo meno leggibile di questa presentazione fino ad ora. È così russo questo gioco nelle estetiche. Mi sembra proprio fatto dai russi.
No. Ah, Godfall? È sì. La musica che meno mi aspettavo per Godfall. Guarda, dopo che From Software ha messo il rap in Dark Souls, non importa niente. Ma che coattata è? Con che frame rate? Mi ispira meno di uno, però. Godlike armor. Mi sembra veramente Hollow. Non voglio essere stronzo, eh. Se il gameplay è buono, me ne infischio di quello che mi trasmette. Però per ora mi trasmette. Come si chiama quel film? Lo so, sto pensando anche alla stessa dei cosa. Dei robottoni in Egitto. Esatto, è quello con Jamie, esatto. Esattamente, con Jamie Lannister, è quello. È quello, però. È quello. Non lo so, non mi ha detto assolutamente nulla, ma fin da quando l'ho visto, mi sembrava la classica presentazione next gen fatta tanto per di un gioco che se uscisse un mese dopo la release della console non vale nulla. Però. Potrei essere veramente un cane e cattivo nei loro confronti senza che lo meritassero. Ora, Hyper Light Drifter, che era una bomba. Oh, che figo. L'importante è che il combat system sia buono, poi il resto si vedrà. Gods of Egypt, esatto. È incredibile che i creatori di Hyper Light Drifter abbiano avuto questo in mano. Bravi. Che figata. Ah, che artisti. È il bad ending di giorni questo, praticamente. Sì, il figlio di Everlight è Fury. Sì, 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 sì. Il capello pure. Veloce, ok. Questo era meglio non vederlo in 30, però vabbè. Non credo girerà a 30 questo. No, penso che si farà... decisamente. Solar Ash. Ah, guardate, non ci sono ponti da un punto all'altro. Potrebbe essere... Oh, ok. Vabbè. Ok, grazie di averlo presentato. Per strada, ma perché non sono a guardare la presentazione di PlayStation? Esatto, io infatti sto capisco. Mutando il microfono così mi sento. It was always gonna end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Scusa, gente, 47 è diventato un licantropo. You find yourself alone. Only death awaits. Ok. Se utilizzano la next gen per potenziare a livello proprio hardware di possibilità di interazione di gioco il 2, in Hitman 3 Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. This is also the dramatic conclusion for the World of Assassination trilogy. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay. Ooh. Where Agent 47 ottimo, ottimo. Is on top of the world in Dubai. Enjoy.
Oh, che patato questo, tutto contento. Spiegano che questo non è gameplay. Infatti dicevo, non vabbè, ce la fanno. Ora arriva, il logo e adesso ci sono 3 minuti di gameplay. Non ce la fanno a capire. Ha passeggiato. Non è gameplay quello, vabbè. Santo cielo. Devono capire che non c'è bisogno di dire gameplay per forza. Attenzione. Cosa stai cercando di fare, Sony? No. Ci hai pensato a farlo. Ah, no. Ok, va bene. Super Mario Sunshine. Ora però voglio Knack 3, ragazzi. No, vabbè, secondo me sono capacissimi, Cioè, già questo è meglio di Knack 3, capito? Sì. Certo, sono carinissimi. Sì, è vero. Sono proprio carini. Ma guarda che figo, cioè... Gameplay puro, sì. Infatti è figo, dai. Che devi dirgli? È divertente. Forse, spero. Quello che giocai in VR anche era. Ma quante versioni di Infatti infatti hanno fatto una buona figata. Pazzi. Anch'io pensavo fosse l'HUD prima, l'XMB. No. Oddio! Era una cocò! Era chiaramente a Cleric Beast. Ma sono belli, guardalo! Sì. Sono bellissimi! Che cos'è? Ma è stupendo! Oddio! Guardali! Guardali! Sono di... Oddio! Ma cos'è? Ma è... E, no, e questo è Bloodborne 2. Esatto. È chiaramente Bloodborne 2. Sembra sorprendentemente divertente oltre che originale. Poi bisogna vedere le meccaniche, ma... Il fatto che ci siano i due mondi, come funziona? Ah, è una bella presentazione. Se non si fossero visti insieme, penserei che sono la stessa persona. Oddio. Design già visto. Little Devil Inside. Ah. Voglio il plot. Io voglio il plot. Ma questo è bellissimo. Questo è veramente carino. Potrebbe essere veramente grazioso. What's up everyone? I'm Zion Williams to the New Orleans Pelicans. Here we go. The first ever teaser for NBA 2K21. Y'all are not ready for this. No. Non siete pronti per le microtransactions che metteremo in questo. Saranno così veloci con l'SSD che potrete comprarne al doppio della velocità e non a metà del prezzo. Ogni palleggio 3,99. Non mi fido di voi, per quanto effettivamente l'engine sia una figata, la grafica stupefacente. Run for your life.
bello, ma non mi fido. Actual PlayStation 5, vabbè, PlayStation 5 pre-alpha footage. Sì, ma... vabbè, ho capito, sei un criminale. Smetti, razzista! No, razzista! Sono proprio loro. Maiale razzista. Esatto, ci dissociamo. Cioè, NBA è veramente qualcosa di cui non fidarsi. Purtroppo hanno fatto veramente delle porcherie in passato. Wow, in due. Esatto. Ma qui se c'è qualcosa che manca effettivamente è la grafica. Strawberry, stai dicendo, sì, vero? Sì, sì, strawberry. Strawberry? Amazing, aren't they? Half bug, half snack. Half body, half snack. A very recently discovered species, entirely unique to this island. Oh, una foca? This one's lively. Beautiful seed patterns. No, no, non è una foca. No, è un'altra cosa. Welcome to the island of bug snacks. Sì, ma hai sviluppato una malattia. Ah, è da. Sì, ma è una malattia. È Woven 2. Sì, è Woven. È un incubo. Oh. Ah, ma devi scappare praticamente. No, devi catturarlo. Oh, mamma mia. Bug snacks. Sì, bug snacks. Giustamente, come farti passare la fame per sempre? Rendi il cibo un insetto. Ha senso. Ha senso. Dissolvenza nero. Sì, ma basta. Come join me on the island of bug snacks. Liz, I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. Oh, again? Bug snacks. Sì, vabbè, snacks scritto con la X invece di CK. Che è stato... Continuano a mutare mentre mangiano cose. Sì, ma è un gioco horror. Gli hanno concesso spazio per quello che horror. È stato successo di Octodad. No, è un gioco horror questo. Cioè, chiaramente horror. Ma dovevamo farlo in Arena Engine 5. Io non dormo più stanotte. Cioè, io dopo che ho visto questa cosa non mangerò più per almeno una settimana e non dormo più. Hi everyone, thank you for being with us today for this very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Con un'introduzione del genere? Se passava una cosa in chat, la sapete. Oddio! Non è possibile! Oddio! Raga! Ma che stanno facendo? Oh cazzo, l'ho detto che passavano! Ma che stanno facendo? Oh cazzo! Vabbè! No! Remake a cazzo durissimo! Oddio! No! Oddio! Oddio! Ah! Maledetto! What? Ah, lui! Che lui abbia introdotto il video
così è storia, ragazzi, di Sony, perché vi ricordate lui cosa... cioè... E lo chiamano Demon's Souls, non lo chiamano Demon's Souls Remake. Attenzione. Ha come Shadow of the Colossus. Esatto. Ok. In realtà, porca miseria. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision, what Arkane is all about. Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story. Tra l'altro anche questo starà ovviamente super esclusiva, ragazzi. Sì, proprio ciao. Ma... potrebbe essere 1-1. No, quello che dico io è... è Deathloop questo? Oh, non ne parliamo. He is not making this easy. Ragazzi, c'è parecchio da dire. Ok. Comodo. Stanno avverando tutte le predizioni che ho fatto oggi con Francesco a suoi veri AI, ragazzi. Tutte! Good morning, Black Reef. Another day, another death. Our time loops fun. Di questo ho molto interesse, spero che sia buono. Esteticamente. Niente di che, onestamente. A never ending party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape. They always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Every loop I'm learning a little more. Piecing together the puzzle. Questo mi interessa di gameplay. There's 8 targets. Questo. They all gotta die before midnight. Cioè, vorrei che avesse cose alla Super Host, avete presente? You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. She may kill me a million times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Dovrebbe essere, speriamo. Ah, carina. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Attenzione. E quindi controlli anche lei. Sì. Sì, 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 sì. Ti sei perso 12.353 spettatori. Ok. Io spero una cosa. Che rimanga abbastanza oscuro. Ah, non sì. Lo facciano un po' più light, perché che è quello che è successo a Medieval, per intenderci, sì, sì, ok? Sì, sì, sì. Bellissimo. Però yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees.
Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. Potrebbe essere Resident Evil 8? Sì, potrebbe. Io non ho giocato il 7, però non so. No, no, friendly, friendly. Who are you? Who sent you? What's going on? They're coming. Who is? Sì. Sono felicissimo che sia in prima. Ma si sono detto che sia in prima. Madonna. Un forestero! Matalo, matalo! Village! The trusted imbecile! Ma smetti? Ok, ho capito il weird trash horror, però... Eh sì. È completamente irriconoscibile come Resident Evil, comunque. Sì, sì, ma l'avevano detto che sarebbe stato molto divisivo, proprio perché è molto strano. Oh! Sempre più grosso! È gigantesco! Why? Perché non con un pugno, Chris? Perché sennò avrebbe ucciso anche te. L'onda d'urto. Esatto. Ma guarda un po'. È ancora più grosso. Sì, l'avevano detto che sarebbe stato molto diverso. Cristeccone is back. Gente di cultura che ha visto la mia run sul cristeccone. Non si sono mai fermati i trailer fino ad ora, è incredibile. Mai. E questa è già una grafica importante, eh? Questa è importante. Chiaramente Death Stranding 2. Vanquish 2. I capelli non ce la fanno proprio a farli comunque. Eh? Non ancora. Io mi cagherei sotto. Se ma non penso che lo stia vedendo. Penso che sia un... Penso che lei non lo veda. Perché è andato avanti così? Perché forse sapeva... Un satellite? Sì, sì, sembra un satellite. Ah no, esiste, è vero, è lì. What? Che trip incredibile sto guardando. You got my attention. What is that? È il finale che non ha avuto Death Stranding. È vero. Quando ho visto quel paesaggio ho pensato, mo appare un non morto che vola. poi era il ghiaccio, ho fatto, ah ok. Però mi aveva dato quella sensazione. È
stato solo un teaser, però è stato un teaser interessante. Incredibile, non si sono mai fermati. Occhi aperti. Eccoci. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Potrebbe... È Horizon 2. Oh cazzo. O è Uncharted 5. The Old Ones. Oh, sì, sì. Ragazzi. Oh, che presentazione stanno facendo, non ho parole. Sconvolgente. Non ho parole. E questo è in engine? Questo è in engine. Vedere la vera next gen, ciò che è mancato fino ad ora a Microsoft, a parte Infinite. Guarda, arrabbiatissimo. Ecco, questa è la vera grafica di nona generazione. Ragazzi. Madonna, ragazzi, madonna. Ah, sì, è successo. Ah, sì, quell'orribile donna, sì. Sembra un cane, un maschio. Sì, 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 sì. Totalmente inattraente. Ragazzi. Oddio, la tartaruga. La tartaruga cattiva, bellissima. Cioè, questa è la grafica di gioco. Ma che sta cazzo sta succedendo? Esatto. Non ci posso credere. No, vabbè. Sì, combatteli questi fuori in acqua. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Ma salve! Ma salve! Che poi è lui! È lui! È lui, esatto. È lui! Ok, ragazzi! Grande! Un override! Esatto! L'override di trama! Esatto. Di trama! Dai che si potranno cavalcare in volo, ti prego! Per favore, fammi cavalcare i pterodattili! Due, il due c'è. Okay. Forbidden West. Ho i brividi. Bravi. Incredibile. But whatever comes. Ah! Nell'istante in cui mi tolgono le fasi con gli ologrammi, questo diventa una roba che anche narrativamente sì, esplode. Sì, la parte finale si sono... Sì, hanno finito il budget. Sì, proprio, si sono rincoglioniti. Veramente fighissimo. First look at Horizon Forbidden West. Elefanti! We're continuing Ella's story as she moves west to her far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. A chi lo dici, signora? A chi lo dice? Io sono completamente sconvolto. I think there's a lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters, more atmospheric, immersive worlds. Oggi pomeriggio ci ho preso su tutto. We want to wow players. Expect the unexpected. And I for one can't wait. Can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about love. Quindi non è vero, secondo me è finito. Quindi non era vero questo round. Ok. Hanno mentito. Bugiardi. Ora estetica della console e tutti a casa. Esatto.
sa, eh? No. Dai. Dai, così. Fatelo. Senza paura. Dai, fatelo. Fatelo. Sono i simboli, mi sa. Sì. Cerchio sì. X, sì. Ok. Niente. Rì. Ci abbiamo sperato, ci abbiamo sperato. Non è ancora detto che non lo sia, però... Forse è questa PS5. Sfere senzienti che prendono una forma e ti conquistano, ti assorbono e usano la tua energia e... carbonio per girare. Dai, che state facendo? Dai, per favore, dai. È una tenda che si apre. Dai, 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 dai. Attenzione, aspetta, mi sa, eh. Oh, ah, che treni, l'hanno fatto. L'hanno fatto, l'hanno fatto. Sì. Reveal, cazzo. Oh, dai. Eccola, vera. Accidenti. Sì, esatto. Wow. Ok. Accidenti. Accidenti, ragazzi, che presentazione pazzesca. Prezzo! No, 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 non è la presentazione in cui dire il prezzo, mi rendo conto. Magari vedi che c'è il cartellino del prezzo mentre gira il modello. Ah, sono due versioni, attenzione. Ma quella è senza... Digital Edition! Ah. Digital Edition! Senza certo. Quell'orribile vano, senza quel tumore. Più piccola se vuoi solo digitale. Senza quel tumore per dischi. È una scelta fortissima da sì. fare. Charging Station, attenzione, ma sì sì, ma molto figa. Ammazza che scelta forte. Microsoft l'ha fatta prima, ma per Sony è importante. Sono molto molto paurosi loro. Sì, però li odio perché è più bella senza il vano CD. È più bella senza il vano CD. È più bella. Può stare senza... orizzontale senza che faccia scivolate tipo... Neve bagnata, tipo vero? Saponetta. I hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet, and you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. Okay, infatti. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year and we have tons more to share. Welcome to PlayStation 5. Complimenti. Complimenti veramente. Complimenti. Ma ci sta orizzontale, sul serio? Morbidamente. Il fatto è che mi sembra proprio fatta per stare verticale. Sì. Oddio, vabbè, questa cosa. Madonna, cosa hanno fatto vedere oggi? Sì, vabbè. But whatever comes. E poi, bam, God of War 2 la prossima volta. I will be ready. Accidenti, ragazzi, veramente. Complimenti. Digital Edition. Sono riusciti a non fare liccare il design. Esatto, sono riusciti a non fare liccare il design. Ah no, ci sta a risultare, sposti la base. Però deve avere la base comunque, non la poggi. Madonna! Ma che bravi che sono Blue Point! Sono diventati dei treni.
Esatto. Ma cosa sto guardando? Ah, questa è nuova. Questa è nuova. Questa non è più for the players. Forse. Players no limits. Players no limits. Io prego, prego, prego che Demons non diventi colorato. Troppo colorato. Bisogna vedere il gameplay. Bisogna vedere il gameplay. Perché con Medieval ci sta. Mi è dispiaciuto, ma ci sta. Perché comunque Medieval ha comunque lo stile super deformed, quindi va bene. Però Demons no. Dita incrociatissime. Dita incrociatissime. Ragazzi. Vero è che anche diciamo, la CG dell'originale Demons era molto colorata rispetto al gioco poi. Quindi ci sta. Non mi aspettavo nemmeno io una conferenza così. Non c'entra. Una cosa sicuramente che lascia perplessi è tutta la discussione che si è creata fino ad ora e che si creerà da domani. Fondamentalmente, io ricordo con certa spiacevolezza vi ricordate quando siamo stati più volte, circa, dovrebbero essere tre volte, abbiamo seguito tre conferenze Microsoft, che però sono sempre state molto più frequenti di quelli Sony, ed erano gestite attraverso una continua comunicazione, purtroppo spesso fra reparti, che non aggiungeva nemmeno un discorso tecnico, ma era un continuo parlarsi addosso di quanto fosse bella Microsoft e la nuova Xbox, senza in realtà mostrare nulla di che fosse concreto. Se non che poi fosse Microsoft direttamente a mostrare tutte le sue caratteristiche, le sue feature, e fare una discussione sui servizi piuttosto che sul videogioco. Sono due forme diverse di comunicazione. Nel mentre Sony ne veniva stranamente, apparentemente spaventata. È tutto veramente molto confuso, quello che è successo prima di questo giorno. E adesso hanno fatto questa presentazione, che aveva anche il pericolo di districarsi troppo all'interno di quello che fu poi il problema di Microsoft, ossia mostrare parecchi videogiochi, third party soprattutto, per ovvie ragioni, loro a quanto pare effettivamente per quanto abbiano acquisito degli studios, per ora ancora non hanno mostrato abbastanza peso come esclusive, di avere a che fare con nuove IP, sicuramente nuovi investimenti o sviluppatori emozionati per quello che è il futuro, senza che però potessero sfruttare davvero a livello grafico quello che è la nuova generazione, non tanto la PS5 quanto la nuova generazione, capite? Stavolta, per quanto effettivamente un video a 1080-30 non mi abbia permesso, per quanto sia stato bellissimo che non ci siano stati problemi tecnici, ragazzi, no, infatti è andata tutta perfettamente, sono in ginocchio per questo, non abbia permesso di vedere effettivamente quello che poteva davvero a schermo risultare Gran Turismo 7, oppure lo stesso Horizon 2 è stato più chiaro perché era più macroscopica la visuale. Gran Turismo 7 io non sono riuscito a vedere davvero quello che potesse essere, visto che di solito i GT sono una evoluzione tecnologica della generazione sempre incredibilmente al limite di quello che si può fare, soprattutto sull'audio, in realtà. E oh sì, mi sono sì, mi sono tagliato un po', eccoci. E io sono completamente sconvolto in realtà dal fatto che sono riusciti a fare qualcosa che ero timoroso non avrebbero potuto, essendo il fatto che hanno presentato questa serata come qualcosa di episodico, come qualcosa che verrà poi reiterato più volte. Sì, saranno altre presentazioni. Io mi aspettavo effettivamente Horizon, un qualcosa di grosso, o Gran Turismo 7, e poi effettivamente interessanti che fossero quei piccoli videogiochi, appunto come si sono dichiarati essi stessi, di piccoli studios, che poi avessero una sorta di compito di dire: ci sono anche giochi per la prossima generazione, non soltanto Titani triple quadrupla A. Mettiamola così. Best horror game, comunque. Sono molto curioso di sapere tutti quei leak su Silent Hill che fino abbiano fatto, ed è strano che effettivamente non se ne sia parlato minimamente, visto che comunque Ito stava seguendo la nostra presentazione, la presentazione di stasera. Nostra, di noi due. Esatto, lui è umile, lui è una persona umile. Esatto, sì, io sono davvero. Però giustamente appunto la segue perché è interessato, no? Chiaramente.
Ora, non hanno presentato il prezzo, mi sembra, non credo che l'abbiano ufficializzato, non ci sono state comunicazioni forse mentre parlavamo, vero? Non abbiamo perso nulla. Però ci sarà tempo, modo e occasione di seguire la roba. Ora, fondamentalmente, si potrebbe fare... Tendenzialmente siamo qui in diretta, quindi mettermi a fare magari un video a caldo da pubblicare domani mattina sul canale non avrebbe senso, sarebbe anche molto sporco, non fa parte di come io lavoro e faccio il mio contenuto. Cercherò di essere quanto più istintivo e completo adesso. Demon's Souls dei Blue Point Studios si vociferava da anni, fecero anche qualche tweet che faceva bene intendere che potesse essere questo il fatto. Mi ha stupito come la sua direzione artistica mi abbia fatto riconoscere il gioco in un paesaggio vuoto, che poi mi ha quasi deluso quando ho cambiato, è andata alla neve, e la neve non è molto Demon's Souls, quindi ho pensato, ok, non c'è nulla. Però poi, quando ho rivisto l'erba, ho fatto, no, aspetta, l'inquadratura è troppo puzzolente. Ora, fondamentalmente, Bluepoint tende a fare remake che sono quello che si suol dire Remaster Plus, quindi con qualche alleggerimento di quello che poteva essere il vecchiume a livello di controlli, a livello di quality of life del videogioco, senza però andare a ritoccare quella che è effettivamente la struttura. Demon's Souls avrebbe bisogno di qualche ritocco alla struttura, come per esempio le tendencies, però il fatto che il remake torni, che quindi i suoi server non chiudano, come è successo con l'originale, entro il decennio, è veramente una roba pazzesca. Sì, è un po' come dire che poi hai le arene di Dark Souls 2 che non funzionano più perché chiudono i server, cioè lì non funziona, cioè comunque quei server sono cioè quello era proprio un altro periodo, comunque esatto, no, non vale più. A livello grafico, se fa uso tra l'altro di quello che potrebbe essere il ray tracing eccetera, oltre all'HDR, penso che vedremo veramente cose molto 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 belle. La conferenza è stata, tra l'altro, quasi nemmeno una conferenza, ed è qualcosa che nel mondo dei videogiochi è molto importante. Ciò che ha incredibilmente violentato le opinioni del pubblico con la GDC è che quello era qualcosa che sarebbe stato closed doors, e lo hanno presentato a un pubblico senza ritoccarlo minimamente, se non mettendo un heartbeat di gente che tossiva dietro. Non è esattamente così che si fa una presentazione. Erano persone vere. Esatto. La presentazione si fa mettendo artisti che ti fanno 10 animazioni diverse dei simboli PlayStation, così che fai un po' di scintille per gli occhi. E sono rimasto colpito dalla frequenza dei trailer, da quanto ininterrottamente le opinioni di chi ci lavorava fossero semplicemente un sono io, ci stiamo lavorando, arriverà, guardate altro. È veramente pulita come cosa. Certo, a me interessa anche magari avere qualcosa di più, ma in una conversazione azienda pubblico come questa è così che si fa. È così che, tra l'altro, Microsoft anni fa riuscì a fare il colpaccio quando prese un sacco di third party e fece la prima conferenza E3 super gameplay, super gaming wise di sempre, più delle altre perlomeno, e da lì tutto si è spostato in quella direzione. Però Microsoft per ora a me sembra che stia facendo una guerra vincitrice, perché dovreste fare un attimo di calcoli su quelli che sono i numeri di Game Pass, non avete idea, sono fuori di testa. E comincio a credere davvero, con mio dispiacere, che quando dicono che effettivamente non è il loro campo fare competizione con Sony, non sia semplicemente una spavaldria di Spencer che vuole fare il coatto e non avere discussione con quello che potrebbe essere un vero competitor. Forse è davvero quello che pensa. Forse è davvero quello che... Io penso che la console war, come si intendeva, ormai sia finita, sì. Ragazzi, non c'è più, perché... Perché già Nintendo si è tirata indietro e da una sua realtà a parte, ma appunto ormai Microsoft ha creato un ecosistema suo, un approccio proprio diverso, che secondo me è anche la cosa più saggia da fare, perché è inutile scornarsi sullo stesso tozzo di pane quando ne puoi avere un altro. Sì, comunque, certo, scornarsi, altro. Lo scornarsi permette di avere competizione, la competizione permette di avere qualità. Sì, io parlo dal punto di vista non del pubblico, ma di chi sviluppa. Sì. Non hai motivo di farti la competizione quando puoi avere il monopolio di ciò che offri, creando qualcosa di unico. Poi è ovvio che al pubblico interessa la competizione, ma quella ci sarà sempre dal punto di vista puramente tecnico, secondo me. Sì. Cioè, dovrei comunque sempre dimostrare di avercelo più grosso. Certamente. L'hardware, chiaramente. Infatti è questo. Da una parte mi fa una grande nostalgia vedere NBA 2K21, perché i giochi sportivi che mostrano pori, pelle, sudore, i tratti fisionomici dei giocatori di qualunque sport sono sempre stati uno dei fiori all'occhiello di qualunque presentazione generazionale, quindi mi ha fatto nostalgia vedere una cosa del genere. Quello che tra l'altro non è mancato è il classico videogioco di lancio alla Godfall. A me quella cosa mi ha preoccupato un po' perché non mi dice nulla, però è il classico, cioè è ciò che fu un SSX all'epoca di PlayStation 2, anche se SSX poi divenne un buon franchise. Io sono rimasto colpito dal fatto che Sony sta mantenendo la sua linea per quanto concerne l'investimento nell'esclusiva e nel fare cose che costano tanto e fanno un ritorno
non da multiplayer game as a service, ragazzi. Parliamoci chiaro, ok? I soldi che fa un NBA, i soldi che fa una cosa del genere, di solito non sono i soldi che fa un Horizon, per quanto venda magari tre volte tanto. È davvero una cosa abbastanza pesante dal punto di vista azionistico, però vi dirò, quell'Horizon Zero Dawn 2 è esattamente come speravo che fosse a livello estetico, cioè qualcosa che comunque anche oggi sorprende, e che, essendo in engine, se l'acqua è davvero quel che ho visto lì, se l'acqua è gestita in quel modo, ok, se poi riescono, tramite l'acqua gestita in quel modo, a farmi capire che ci sarà anche un pizzico di interazione ambientale, perché sì, mi rendo che loro cerchino comunque di spingere talmente tanto la grafica che anche in next gen non potranno renderla molto interattiva, perché se pompi ragazzi, indipendentemente da quanto alto arrivi più in alto, ma sempre pompi fai. Sempre fai pompe comunque. Esatto, alla console. Esatto. E per quanto riguarda, ne state discutendo moltissimo ragazzi, lo smentisco magari pubblicamente perché mi stanno seguendo in tanti, il costo di Amazon di quasi 700 sterline era un placeholder, viene fatto sì, dalle aziende per evitare che poi debbano fare dei cambi, sì, di costo, lo mettono più alto, esatto, del prezzo, perché se lo metti più basso hai il prezzo minore garantito, devono vendere a ovviamente meno. Amazon non sa il costo, presumiamo, quindi se ha messo 700 sterline perché sapeva fosse impossibile che si arrivasse a tanto, capite? Non preoccupatevi, ci sarà una presentazione, perché se tu preordini, sì, eventualmente a un prezzo più basso, loro te la devono vendere al prezzo più basso su Amazon, mentre invece se loro ti mettono un prezzo alto e tu eventualmente preordini al prezzo, sì, alto, se la abbassano lo prendi al pezzo. Sappiate soltanto che ovviamente adesso qua è secondo me un'enorme super cazzolina accettare quell'ipotesi, ma se fosse venduta a 700 euro ragazzi, non soltanto al di là di quello che potrebbe essere stata il crollo economico, Covid eccetera, è un disastro, implodono. Quello che farà Sony, data l'esperienza anche venuta tramite PlayStation 3 che non è stata positiva, sarà come sempre o quasi come sempre comunque vendere in perdita. Lo fanno per permettersi di avere una base installata. Io vi ricordo una cosa importante, ed è qualcosa che per noi adulti si interfaccia relativamente adulti, insomma, chi può permettersi le console, poi noi ci lavoriamo, quindi è un investimento che facciamo per lavoro, preferiamo spendere appunto 500 euro in più per una console extra rispetto a quello che potrebbe essere un'altra utility di vita. Però il fatto è questo, è naturale che si lavora sulla fidelizzazione. Per chi deve scegliere una console, molto probabilmente ciò che andrà a cambiare le carte in tavola è sia il concetto di poter disporre di un Game Pass o di un Ultimate Game Pass, che è una roba che a me mi sconvolse quando fu annunciata, quella roba per PC Xbox è una roba che... ok, avranno pianto Sony quel giorno, però contemporaneamente si sono rimboccati un pochino le manichine, perché quello che ho visto oggi io da Microsoft non l'ho mai visto negli ultimi 15 anni. Sono così stanco di veder mancata l'opportunità di avere una competizione sulle esclusive che mi fa male nel cuore, perché una cosa coraggiosa da fare da parte di un'azienda è fare delle esclusive che ti costano soldi. Quali sono quelle? Le nuove. Horizon durante la PlayStation 4 è stata fatta perché ormai la base installata era forte, ma è stata fatta da Guerrilla, ragazzi, aveva fatto Killzone, non Open World. Ok, capisco Insomniac che può permettersi di studiare un Arkham game, una sorta di Rocksteady Soul-like. Esatto, però il fatto è questo, era comunque qualcosa di nuovo. E vorrei vedere questo dagli studios acquisiti di Microsoft, perché io la voglio la Series X, però non voglio che sia uno sfizio. Pensateci, Mandux, tu dici, ma 15 anni sono tanti. Ovviamente io sono carico e potrei sparare anche numeri esagerati. Ovviamente sono abbastanza coinvolto da quello che sto facendo e non riesco a fare calcoli a mente abbastanza precisi da essere inconfutabile. Però serie di esclusive diverse e proprie in sede Microsoft, che non fossero semplicemente titoli che vengono inseriti all'interno di un catalogo proprio, come ha fatto anche Sony, sono poche da parte di Microsoft eventi che ne hanno presentati così tanti. Sono veramente pochi. Le vere e proprie esclusive Microsoft sono diventate appunto multipiattaforma per PC. Se vogliamo vedere il lato console è estremamente chiuso. E questo per me non è un senso di debolezza, ma è una mancanza di competizione che a me dispiace. Io ritengo imbattibile l'offerta di Microsoft, però quello che permetterà ai giocatori di mantenersi probabilmente appassionati e fidelizzati a Sony, se sono rimasti con Sony fino ad ora, è proprio esattamente questo, il fatto che vede una continuity in quello che sono gli investimenti. Poi ovvio, se ci dicono manca ancora roba da vedere, quanto si può credere loro? Questo tempo che hanno dedicato allo sviluppo di quello che è stato il teaser di Spider-Man, Horizon Zero Dawn 2, Ratchet & Clank e così via, cos'altro ha nascosto? Hanno deciso di non mostrare qualcosa? Ci saranno dei trailer pronti fra 4 mesi? Capite cosa voglio dire? Io una delle cose più affascinanti di crescere, ragazzi,
è che diventa nostalgico pensare a quando si faceva discussioni di parte. Io fin da ragazzino non lo sono mai stato, perché avevo bene o male tutto. Ero stato fortunato, perché umile lui. Avere tutto non vuol dire non essere umili, vuol dire essere umile. Fortunati. Umile. Vai. Mia sorella era appassionata a Nintendo e quindi aveva ricevuto in dono il Nintendo 64. E noi avevamo il Game Boy e contemporaneamente io giocavo sul PC di mio papà nel mentre avevo una PlayStation. Tutto bene o male mai al day one o allo year one, ma dopo qualche anno avevo sempre quello che potevo permettermi di desiderare della generazione. E quello che mi mancò fu solo l'Xbox originale, perché non ne avevo trovato motivo. E tendenzialmente ero arrivato a quell'età in cui se chiedi li sputano in faccia e tu non puoi permettertelo. È la via di mezzo, ragazzi, è la terribile via di mezzo in cui tu vorresti avere una console ma non puoi chiedere ai tuoi genitori l'Xbox perché sei troppo grande per chiedere l'Xbox. Non hai più gli occhioni da bambino, esatto. quindi ti dicono di no, perché ormai ti dicono di no, sei uno schifoso adolescente pieno di puntine, cioè fai schifo pure ai tuoi genitori, esatto, ormai. E quindi non ti danno più nulla perché ormai sei grande, solo che in realtà tu non sei grande. No, in realtà qui c'è un ragazzo che dice: per noi che abbiamo un PC ci sembra inutile comprare una Series X grazie al Game Pass. E questo lo capisco perfettamente, ma non disdegnate mai. Mai, ragazzi, quella sensazione che dovete assolutamente capire, essere molto importante, di non volere cazzi. Cioè, comunque vada su PC, hai sicuramente molte più noie rispetto a comprarti una Series X e avere quel dannato quella dannata user friendliness di mettere il gioco, acquistarlo digitalmente e giocare magari anche con retrocompatibilità. La Series X servirà a questo e io sono molto felice che ci sia. Per ora la cosa che più mi eccita è sperare di vedere una risposta da Microsoft. Questa risposta di Sony sembra essere quello che in realtà pensavo sarebbe successo, ossia uno stranissimo misterioso equilibrio da una sottile linea rossa che non riesco a superare tra Sony era un po' spaventata e ha aspettato e se ne sbatte le palle completamente e ha preso i suoi tempi. E io non credo che sia l'una o l'altra, ma onestamente una via di mezzo che ancora esiste per mancanza di dichiarazione del prezzo, che ovviamente sta aspettando parecchio che possa superare la concorrente nella pazienza. E, vedete, Sony se l'è tirata in maniera abbastanza cafona, no? Abbiamo mostrato il logo con like pazzeschi, hanno mostrato il controller e per me il controller mostrato per ora era l'annuncio più importante, molto più importante vedere il controller dell'estetica della console, perché ha cambiato nome. Sì, vabbè, l'estetica della console non ti cambia il modo di giocare, deciso, comunque la periferica in realtà è molto più importante della, esatto, hanno della deciso di cambiare brand, cioè cambiare brand è follia. Hanno mantenuto l'estetica degli analogici simmetrici, perché comunque lo sanno benissimo che è un logo per loro ormai, è una cosa iconica, e wink wink, se qualcuno vuole può comprarsi uno simmetrico e loro lo sanno che la console la comprano comunque, no? E abbiamo superato i salvi per le emote, esatto, ragazzi. Andy dice già devo lavorare su una nuova emote. Andy dovrà lavorare su una nuova emote e faremo un sondaggio in diretta, perché non posso deciderla io, la dovete decidere voi. Siete stati già decisa. Volete Ameno? Ovvio. Siete sicuri? Cioè, non serve il sondaggio? Ovviamente. Ameno? Ameno emote? Stile sub? Vai, MD, vai, comincia. Inizia da bozzare. Quindi ameno adesso e forse alla prossima Xemnas, se ci arriviamo, perché non credo ce la faremo ad arrivare alla prossima, ragazzi. è umile. Questa è umiltà. È umiltà. E infatti che cosa sto dicendo? Che sei umile. Io sono abbastanza sincero, non è per spingerli a scrivere, ma non credo infatti ce la faremo. No, ma infatti anche io dico, anche io dico, voi non iscrivetevi al mio canale, perché sono umile anche io, quindi non serve, non ci arriverò non mai neanche io. Non è un complotto, niente. No, è umile lui. È un'entità negativa. No, ho detto che sei umile. Sono molto felice di questa presentazione, poi è ovvio
che nei miei capricci sì. avrei voluto anche altro. Sì, no, allora, però diciamo, ho avuto Gran Turismo. Sì, diamo il pizzicotto, non c'è una cazzo di data neanche vagamente indicativa. Dei giochi? No, ma io qui la accetto, cioè, perché fondamentalmente ancora non è uscita la console. Leggermente una stagione, un anno ogni tanto usciva. Ma questo anche da parte sì. di Microsoft, perché per ora penso che vogliano, loro vogliono vendere la next gen. Non vogliono vendere i titoli. Ora loro vogliono, anzi non vogliono nemmeno riempire di informazione. Questa, no, ma infatti non è, Sony ha sbagliato in passato. Se proprio aveva una critica a me, per come sono fatta io, a me della data non frega niente. No, quando esce, esce. C'è un limite però. Sì, però no, io non sono, ormai ho superato. Io da piccola stavo fisicamente male. Anch'io. Quando vedevo il gioco di Pokémon sulla rivista, no, io mi ricordo Pokémon Rubino, ero talmente sì, impazzita, sì. passavo ogni giorno dal negozio, lo cercavo, quel maledetto infame del negozio l'ho preso d'importazione, io stupida bambina di merda ho detto a mia mamma, è uscito, compramelo, l'ho messo sulla console, era in inglese, mi sono messa a piangere, lo abbiamo riportato indietro, quel trauma non lo supererò mai più, e da allora mai più aspettativa, quando esso, esce, esso, esce. Io non so di cosa non state... vi auguro mai di soffrire quanto soffrire adesso, quel adesso giorno. Ne parliamo. Non so di cosa state discutendo in chat, ma a livello di dichiarazione, tutto ciò che è stato mostrato era renderizzato su PlayStation 5 in tempo reale. Nulla era CGI, quella era una lamentela dell'ultima presentazione Microsoft, e magari stavate parlando di quello. Però, al di là di questo, Sony, se vogliamo punzecchiare Sony, sono 4 anni che sbaglia, perché sono 4 anni che ha avuto quelle 3 esclusive importanti, The Last of Us, God of War and Company, e Ghost of Tsushima e così via, Days Gone, ed è sempre stato un early, mid, summer, holiday, pam, 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 senza mai dare una data, e questo portò decisamente delle noie da parte mia, specialmente perché stavano un po' tirando la corda. Mi hanno chiesto di leggere la descrizione di Demon's Souls Remake. Da Japan Studio and Bluepoint Game comes a remake of the PlayStation. This remake invites players to experience the original brutal challenge, completely rebuilt from the ground up and mastered with the vi traduco. Completamente ricostruita dalle fondamenta e incredibilmente migliorata con una nuova fractured mode, modalità fratturata. Chiamiamola così. In aggiunta. Ah, non ti spiegano che cos'è. In aggiunta a stupendi effetti di ombra e ray tracing, i giocatori possono ora scegliere 2 tipologie di grafica, due opzioni grafiche durante la partita. Una concentrata sulla fedeltà e una sul frame rate. Vabbè, fidelity in questo caso vuol dire pompaggine, non fedeltà. Sì, sì, sì. Fedeltà rispetto al loro target render. Wink, wink. Vabbè, io ho già scelto. Però, wow. 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 Ma Demon's Souls sarà solo next gen o cross? Io credo cross, perché sarebbe stranamente folle. Io penso perché non lo dico? Che possano, perché è la presentazione PS5 e poi è retrocompatibile. Io penso, quindi gira anche che... su PS4. Beh, in realtà no. Se è cross gen, sì. Sì, se è cross gen. No, io mi stavo chiedendo questo. Credo sia plausibile disattivare il ray tracing in una release. Se è possibile disattivare il ray tracing, uscirà anche per PlayStation 4. Io ne sarei molto contento, e penso anche Bluepoint e Sony. Sì, però... e tutti i milioni di possessori di una PS4. Però il fatto che è questo: il fatto è questo, ragazzi. Se volete, abbiamo punzecchiato Sony rispetto a alcuni suoi comportamenti dinanzi a una presentazione che ha fatto, che è veramente, veramente magnifica. È stata un'ottima presentazione, indipendentemente da quello che potrebbe essere poi il piccolo capriccio, quello che avremmo voluto di là, quello che avremmo voluto di qua. Però, se c'è una cosa, io, queste sono tutte cose che avrei anche detto in un effigie delle news, avessi avuto modo di costruirla, però vedete, una delle cose che più veramente mi dispiace, in maniera per me è piuttosto netta, cioè qui non c'è cerchiobottismo, non sono tipo, a me è una cosa che veramente non mi piace per niente di Microsoft in questa sua progressione next gen, è l'aver dichiarato che per anni non vuole fare qualcosa di esclusivo di nona. Non fare qualcosa di esclusivo di nona è sicuramente un vantaggio per chi giustamente magari non può permettersi di passare alla prossima e vuole continuare a giocare ai propri prodotti preferiti e a quello che è l'evoluzione degli stessi, ma l'evoluzione degli stessi sarà per forza di cose limitata, in quanto nel momento nel quale devi far sì che qualcosa giri su Xbox One S, che è meno potente di standard PlayStation 4 Slim, ho detto Slim per essere offensivo nei confronti di PlayStation, ma è la stessa potenza della PlayStation 4 normale, abbiamo un problema.
abbiamo un problema perché per magari fino al 2022-2023 non si potrà avere qualcosa di effettivamente esclusivo di Xbox o Microsoft che abbia le caratteristiche di girare solo su hardware avanzati. E magari sì, di nuovo, staccheranno qualcosa. Però ovviamente questo non significa, adesso perché potreste incredibilmente confondervi, che i third party non lo facciano. È ovvio che il third party su Microsoft, Xbox e computer andranno in next gen e non solo Sony. Mi raccomando, raga. Perché comunque... Non fate... Cioè... No. Ok, cioè non pensate... Ricordiamoci che esiste ancora Nintendo Switch. Io spero che... Io sono elitista in questo. Io amo la Switch, ma la voglio pro. Cioè, io ho bisogno di hardware più potente. Sì, diciamo che... Anche perché... Xenoblade molto bello. No, Xenoblade è bellissimo, ma è stancante, sì, da giocare. Esatto, è molto bello, però un poco piange il cuore, perché pensi che magari quella è cosa sfocato. Poteva andare in full HD. Esatto, è bellissimo, però ti stanca gli occhi. Sul televisore ti stanca gli occhi. Sì, lo Ed so. Ed è un peccato. Lo so. È perché è veramente una grande opera. Quindi. Spero che la chiacchiera vi sia piaciuta. Non voglio assolutamente rimuoverne densità, quindi buonanotte. Io vi ringrazio tutti, siete stati meravigliosi, molto 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 più partecipativi di quanto io mai avrei potuto immaginare, e parlo proprio di immaginazione. L'hardware verrà presentato in futuro, oggi hanno solo fatto vedere il design, se ne parlerà, penso, della retrocompatibilità. La retrocompatibilità l'hanno presentata come dei cani. Sì, perché inizialmente hanno detto parlerà. Sì, ci saranno i più belli, sapete, i top 100, quelli che vendono. 3 giorni dopo, stiamo circa a 4.000. Allora non presentatela così. Poi sarà ovviamente retrocompatibile con PS4 e basta, ed è per questo che io da anni dico, questi qua continuano a fare remaster, port, certo, e remake. Se lo fanno per questo, o io gli taglio le gambe e mi taglio completamente il prossimo acquisto, perché non ne vale la pena, no? Scherzando, esagerando, visto che comunque ci lavoro. Però complimenti a quello che hanno fatto. E ci sarà parecchio da dire in futuro. Sì. Ragazzi, io quando sono entrato nel pensiero di spammare la live di stasera, ieri e oggi, ho pensato, è incredibile che quando ci sono questi eventi io arrivi fino a 4.000 persone. Abbiamo triplicato. E... Sì. Grazie. Ne riparleremo. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima.